Prima di iniziare a guardare questo video, ascolta me, clicca su iscriviti, attiva la campanellina per attivare le notifiche e lascia un mi piace. Buona visione! Ben ritrovati e ben ritrovate a tutte sul canale di Rubaldo. Oggi, come potete leggere anche da titolo, torniamo a parlare di Absolver con una nuova guida dove vi faremo vedere i test che abbiamo eseguito su tutti i tipi di armatura per testare le resistenze a Slash e a Crash. Buona visione! Allora ragazzi, siamo qui oggi con Leggenda 249, che è il mio ospite per questa guida, che ecco qua che si sta inchinando. Vi faremo vedere appunto, come vi ho già introdotto, le modifiche del danno sulle varie armature e quindi analizzeremo bene, diciamo, le varie statistiche. Adesso, se noi apriamo l'equipment, come vedete abbiamo la statistica Protection, che si chiama Blunt, col martello, e poi Cut, che sarebbe il taglio. Quindi sfatiamo un mito che molti dicono, che praticamente il blunt serve esclusivamente quando equipaggiamo i guanti da combattimento, mentre il cut serve esclusivamente per le spade. Questo non è proprio corretto, perché praticamente le spade sì, hanno la caratteristica del taglio, ma ci sono certi guanti che hanno una percentuale di danno anche al taglio. Quindi la caratteristica taglio è molto mirata per le spade, ma anche per alcuni guantoni. Mentre il bonus blunt, quindi la protezione al blunt, è una protezione che sì, dà più protezione ovviamente a certi tipi di danno dei guantoni, ma soprattutto dà la protezione ai pugni normali. E adesso vi dimostreremo che effettivamente è così. Quindi adesso andrei ad equipaggiarmi, diciamo, l'equipaggiamento più resistente al blunt, quindi ai pugni, e vediamo un po'. Comunque dobbiamo anche dire una cosa, io non sto usando le mosse che fanno più danni di tutti e sto usando lo stile dell'ubriacone, perché diciamo che è quello che ha i danni fissi, non si possono cambiare le mossa. Ok, quindi, giusto. Comunque se uno vi usa mosse che fanno 130 e uno vi usa mosse che fanno 70, ovviamente il danno cambia, ma quello è sicuro, quello non si può fare molto. Ok ragazzi, probabilmente non abbiamo un bellissimo aspetto perché abbiamo un po' di armature a caso, però abbiamo, diciamo, le armature che io ho in questo momento sono le più protettive. Come vedete la mobilità è scesa di molto, quindi a 14, ma a noi non interessa. Abbiamo una protezione al blunt di 76. Quindi adesso ragazzi, cosa facciamo? Io sono full vita, mi farò picchiare fino a morire con una serie di mosse per vedere il danno e lo compareremo poi successivamente da nudi. Ok, puoi andare leggendo. Ok, come vedete i danni sì, sono abbastanza alti, però vi assicuro che non saranno del top. Ok, questo ha fatto malissimo. Ok, perfetto, e siamo andati giù. Qui eravamo al massimo della protezione. A questo punto proveremo i danni invece con la spada. Possiamo iniziare. Voilà. Vai. Ok, come vedete, ovviamente la protezione del taglio è al 48, però i danni sembrano più o meno simili a quelli dei pugni. Ok, siamo andati giù. A questo punto facciamo una prova togliendoci tutta l'armatura e vediamo un po' come sono i danni. Ovviamente mi metto la protezione al taglio a 0, quindi questa maschera è l'ideale. Tutto il resto possiamo andare a toglierlo. Siamo nudi, possiamo fare la prova senza armatura. Vai. Vedete, il danno è molto molto aumentato, anche se comunque sia la nostra caratteristica di difesa non era altissima. Diciamo che per essere una buona difesa sia per i pugni che per le spade bisogna sicuramente essere intorno al 60. Io ero al 53 qualcosa, 57 se non erro. Abbiamo testato la spada, adesso possiamo testare invece i pugni. Possiamo iniziare. Ok, siamo andati giù.
Come vedete, effettivamente siamo scesi molto molto più velocemente, anche se magari visivamente non può rendere bene l'idea, ma vi assicuro che il sistema dell'armatura con o senza funziona. Ovviamente il gioco è basato appunto sul bilanciamento di armatura e non armatura, ovviamente ognuno può entrare in battaglia come vuole, quindi sta a voi la libertà di decisione su come vestirvi. E trovare un compromesso magari tra velocità, danno e protezione. A questo punto, ragazzi, però voglio anche farvi vedere la caratteristica di protezione anche con i guanti da battaglia. Quindi cosa faremo? Ci equipaggeremo di nuovo super pesanti, ci faremo picchiare nuovamente. Siamo di nuovo con l'armatura full, diciamo, protezione dai pugni, quindi dal blunt. Abbiamo una protezione 74, leggenda ai suoi guantoni, quindi possiamo dare via alla prova. Come vedete stanno entrando veramente pochi danni, molti meno che sinceramente con quel pugno normale effettivamente. Quindi ragazzi, potremmo sfatare nuovamente doppiamente questo mito, perché a quanto pare questa caratteristica influisce molto di più sui guantoni che non sui pugni normali. Ma io vorrei fare un'altra cosa. I miei guantoni ora sono finiti. Cioè, manca proprio un pezzettino, un attacco e sono finiti. Ecco, quindi Ora non siamo scesi veramente praticamente. lentamente e abbiamo consumato quasi tutti i guantoni. Allora, per fare proprio la prova definitiva, bisogna provare di nuovo i guantoni, però io senza armatura. Ok, siamo senza armatura, leggenda ha i suoi guantoni, diamo via la prova. Vediamo un po'. Ok, come potete notare già da subito i danni sono molto molto più avanzati, senza contare che ovviamente non solo non abbiamo protezione dai pugni perché non abbiamo statistica blunt, ma non abbiamo nemmeno protezione dal taglio. Vi ricordo che i guantoni hanno sia del danno da blunt che del danno da slash, quindi da taglio. Ovviamente in percentuale minore, quindi diciamo che è una combo molto micidiale se noi ci troviamo senza armature. Prima, come ho detto, quei guantoni mi sono proprio esauriti. Non li potevo più usare. Adesso qui sono oltre la metà. Però lo potrei riuccidere con gli stessi guantoni. Quindi protegge davvero tanto sulle armi da taglio. Ecco, quindi possiamo dire che non solo protegge, ma permette anche la distruzione più immediata del guantone dell'avversario, mentre senza armatura i suoi guantoni potrebbero ucciderci ancora una volta senza rompersi. Mentre al primo tentativo praticamente erano quasi rotti. Io ringrazio Leggenda per essere stato presente a questa mini guida per fare un po' di chiarezza a queste statistiche e spero che insomma vi sia tornata utile. Se così è stato, come sempre, lasciate un like a questo video, lasciate un commento se avete notato effettivamente dei cambiamenti oppure avete delle dritte, avete testato ancora, quindi volete suggerirmi qualcosa, scrivete tutto qua sotto nei commenti. Ovviamente condividete il video, noi ci vediamo come sempre sul mio canale per un prossimo video. Bella a tutti, un saluto da Rubaldo e da Leggenda. Bella! Oh.